Bentrovati amici di Smaniarte, bentrovati amici appassionati di arte. Oggi parleremo di un maestro che ha fatto grande la storia dell'arte italiana, ma non solo sul piano artistico, l'ha fatta grande anche sul piano sociale, sul piano umano. Parleremo di un maestro che purtroppo ci ha lasciato da un po' di tempo, ma che le sue opere sono ancora vive in tantissime collezioni italiane, sia private che pubbliche. E sono, pensate un po', in ben 80 musei, sia nazionali che internazionali. Parleremo del maestro Antonio Del Donno e ne parleremo con il suo procuratore amministratore sia dell'archivio che del museo, il dottor Alberto Molinari. Salve, dottor Molinari. Buongiorno a lei, Omero. Buongiorno, io la ringrazio per aver accettato il mio invito, per essere qui su Smaniarte, per poter parlare insieme del maestro Del Donno. Io ringrazio a voi dell'interesse prestato per l'arte del maestro. Grazie. Allora, dottor Molinari, io le chiedo come è iniziata la sua conoscenza con il maestro e come mai poi dopo ha sentito questo bisogno di valorizzare le sue opere? Allora, io Del Donno l'ho conosciuto nel 1995, acquistai una sua opera in una galleria romana. All'epoca non c'era internet per conoscere la vita artistica dei pittori, quindi io lo contattai telefonicamente a casa sua di Benevento e gli chiesi se aveva delle monografie da potermi o donare o vendere. Da là è nato il primo rapporto con il maestro. Sì, bello. E in tutti questi anni lei ha lavorato per promuovere l'opera del maestro. E in tutti questi anni ha trovato difficoltà nel fare questo? E se vi ha trovato difficoltà, quali? Allora, il problema è sempre una questione istituzionale, col fatto che Del Donno comunque, diciamo che io sono 30 anni che ho lavorato per lui, quindi già lui quando lavorava con delle gallerie importanti, che era la Galleria Fumagalli di Bergamo, oppure Lucio Amelio di Napoli, lui già ha fatto un suo percorso artistico e già era presente in parecchi musei nazionali e internazionali. Dopo, diciamo, in qualche modo lui la strada l'aveva già spianata a livello culturale e a livello anche di mercato. Quindi, sa, quando un artista già è presente in qualche istituzione pubblica di livello, come il MoMA di New York, come il Museo Vaticani e via discorrendo, è un po' più facile rispetto a tanti altri artisti, forse giovani, che non hanno queste, diciamo, tra virgolette, diciamo, preferenze, oppure possibilità di essere già entrati in istituzioni pubbliche. Senta, il maestro Del Donno con l'amico Mimmo Palladino presenziavano, come ha detto lei, la galleria di Lucio Amelio, e conosciamo Sì. bene chi fosse Lucio Amelio, insomma, grande gallerista. Erano anni importanti dell'arte. Allora io mi chiedo come mai il maestro Del Donno ha avuto un calo nel panorama dell'arte italiana. Allora, premetto che Del Donno ha sempre lavorato per la cultura e la ricerca, mai per il mercato. E se noi a Del Donno chiedevamo un quadro, come a noi poteva piacere, nel senso in quel momento potevamo vendere un quadro con le pantere e dicevamo ad Antonio: Maestro, mi fa un quadro con le pantere perché c'è un cliente che me l'ha chiesto. Del Donno si rifiutava di realizzare le opere su commissione. Lui diceva che le opere che lui creava devono essere opere che lui sentiva in quel momento. Quindi, come ripeto, col fatto che lui insegnava alla scuola, al liceo artistico e poi alle scuole medie dopo, lui diceva: io ho il mio stipendio, quindi io campo lo stesso, non è che devo vendere quadri. Quindi per lui l'arte era l'arte di ricerca. Posso dire, insomma, che così il maestro aveva colto la vera essenza dell'arte, ecco, non quella commerciale, ma veramente quella visiva e quella Certo, sentita. certo, certo. Senta, Lui in qualche modo si faceva inquinare dal mercato. non si faceva inquinare, e questo è molto raro, devo dire, sia nell'arte odierna ma anche in quella passata. Le chiedo, il maestro Del Donno era considerato un maestro visionario, mi può spiegare perché? Allora, Del Donno in realtà, se vogliamo chiamarlo visionario, lui col fatto che nelle sue opere, sia pittoriche che scultoree, usava questi versetti del Vangelo, era forse un modo per trasmettere all'umanità dei messaggi. Noi alle mie spalle vediamo uno dei famosi Vangeli degli anni 70, no?
Quindi in qualche modo lui con le sue opere trasmette dei messaggi al mondo che poi oggi a distanza di tanti anni si sono forse inutili. Ma infatti proprio questa domanda le volevo fare. I Vangeli di Antonio del Donno sono è l'opera più ricercata dai collezionisti, questo lo sappiamo, ma proprio come nascono, in che modo del Donno aveva pensato ai Vangeli? Beh, sicuramente il Vangelo nasce per la grande fede che il Donno aveva, quindi questo forse è stato anche l'inizio e il pensiero di creare un Vangelo. Nasce nei primi anni 70, sono opere importanti sia per il pensiero, perché se noi vediamo negli anni 70 lui è stato uno dei primi artisti a fare un'opera sul libro, diciamo su opere lignee come fossero i libri. Noi dopo abbiamo avuto grandi artisti come Sgro, come Aubertin, ma sono di dopo il pensiero di Del Donno. Quindi Del Donno è stato l'ideatore, diciamo, in qualche modo il fondatore di questo pensiero. Ecco perché rientra anche la domanda del Donno visionario. Del Donno aveva già studiato la tecnica e il supporto adatto che poi sarebbe stato usato anche in futuro. Senta, certo. Del Donno è presente in 80 musei, sia nazionali che internazionali. Questa è una grande riconoscenza per il maestro. Come mai questa forte presenza del maestro nei musei? Allora, noi poc'anzi abbiamo detto che Del Donno lavora per la cultura. Sì. E sicuramente il fatto che quando una persona dedica tutta la vita alla ricerca, alla cultura, direttori di museo, quando tu poni un'opera è normale che da quella parte si vede che è un'opera dove c'è amore, dove è al di fuori di ogni interesse economico oppure, come posso dire, sì, era fuori non dalla come speculazione, spiegare. Era fuori dalla speculazione, bravi, fuori dal mondo della speculazione. Quindi Del Donno aveva un pensiero, diceva: io quando creo un dipinto o una scultura, quello che sia, io desidero che quest'opera entri in un museo perché deve essere vista e apprezzata da tutti. Mentre se un'opera la vendo, va a finire dentro una casa, la può assorbire il piacere, la bellezza, quello che sia, soltanto nell'ambito familiare o nell'ambito delle amicizie. Quindi per lui dare un'opera in un museo era far continuare a vivere un suo lavoro. E certo, era un'opera aperta a tutti, a chiunque Bravissimo. Volesse andare a vederla. Sì. Bravissimo. Antonio Del Donno, oltre al Vangelo, si nota che nelle sue opere è molto legato alla geometria. Come mai? Sì, Del Donno, vabbè, se noi vediamo, lui ha fatto i primi studi, da geometra e poi ha fatto l'Accademia delle Belle Arti, quindi la geometria rientra un po' negli studi che lui ha fatto e quello serviva anche forse per renderlo nella sua pittura in una chiave personale e per distinguerlo anche da altri artisti. Infatti, sì, i segni geometrici che lui usa in molte opere danno proprio quella distinzione delle opere del maestro. Ci può raccontare un aneddoto sul maestro? Qualcosa della sua vita? Sì, o qualcosa di particolare che magari curioso che i collezionisti non conoscono. Lei ha vissuto molto vicino al maestro, quindi sicuramente ne conoscerà tanti. Allora, se vogliamo raccontare un episodio che esula dal discorso dell'arte, ma rientra nella ecletticità dell'artista, posso raccontare un episodio che quando io un giorno stavo a Roma, Del Donno era sceso dal suo studio a scendere un sacco dove lui metteva gli strappi del giornale oppure quando faceva i Vangeli, gli avanzi di legno, quello che si usa dopo un lavoro che si butta. Lui a fine giornata scendeva per buttare questa busta al secchio dell'immondizia. Mentre scende su via Doretta, dove aveva lo studio, c'era una ragazza che stava mettendo da mangiare dei gatti. Lui, incuriosito di questa ragazza che stava ferma e tutti questi gatti intorno a lui, si nasconde dietro a una macchina per guardare questa ragazza cosa stava facendo. Questa ragazza alza gli occhi, vede il maestro nascosto dietro la vettura, si è spaventata e è corsa all'interno di un negozio di alimentari che sta sulla via e chiamò il proprietario dell'attività. Questo proprietario di questo negozio alimentare esce fuori
e dice: signora Mannucci, questo è il maestro del donno. Il cezzo dice: non si preoccupi. Dice: professore, che è successo? Dice: no, sto guardando questa ragazza che sta mettendo da mangiare agli animali, ma lei cosa prova? E lei disse: guardi, io lo faccio perché io ho passione per gli animali, quindi mi fa piacere vedere questi animali. Certo. Siccome lui è curioso di tutti questi gattini che giravano intorno, chi saliva, chi scendeva, lui torna allo studio, mi chiama, e prima non c'erano i cellulari, c'era il telefono di casa, mi Certo. chiama a casa, dice: Alberto, domani che vieni a Benevento? Ho detto: sì, portami 30 scatolette da mangiare per i gatti. E io ho detto: Antonio, scusa, ma che ti sei fatto il gatto? Ma io sono via ieri, quando ti hai fatto un gatto? Cioè, no, portami 30 scatolette da mangiare. Io Wow. così feci, comprai 30 scatolette, le portai a Benevento, e lui nei giorni seguenti andò in giro per tutto Benevento a mettere a mangiare i gatti, perché voleva provare cosa la sensibilità, quindi l'emozione che ha provato o che provava questa signora. Questa E signora. Ah, infatti nacquero i famosi quadri con le pantere, nacquero i famosi quadri con i ecco. gattini con il rotolo di lana, quindi tutto da questa esperienza che lui aveva assorbito. Ma infatti io, come ho precisato all'inizio, il maestro del donno, a parte essere un grande artista, ha dato tanto anche sul piano umano, sul piano sociale. Era veramente un maestro di un animo buono e questo lo dimostra. Ecco, è anche bello sapere poi come sono nate le sue opere attraverso i gatti, la Pantera, che è un'opera spettacolare, quella della Pantera. Cioè, l'ho vista, io poi seguo, sono un collezionista, ho opere del maestro, mi piace tantissimo. E proprio per quanto riguarda il maestro, io devo fare i complimenti anche a lei, dottor Molinari, perché il maestro sta avendo un grande successo. Finalmente, ecco, c'è stata una rinascita. E questo grazie al suo lavoro, c'è poco da dire. Lei dice Grazie. che finalmente è stata riconosciuta l'arte al maestro. Guardi, io musei istituzionali a lui dedicati, uno a Santa Croce del Sannio, in provincia di Benevento, e uno ad Anagni, presso il convitto Principe Piemonte, con la sede INPS in provincia di Frosinone. Quindi, diciamo, come artista è un artista completo, sia dalla parte museale, e sia anche dalla parte della critica. Certo. Del Don è stato recensito da Achille Bognoriba, da Crispoldi, Filiberto Menna, Mirella Bentivoglio, Gianni Carrera. Insomma, diciamo che tutti i critici del primo del Novecento hanno scritto sull'arte di Del Donno. L'unica cosa, come lei mi insegna, Omero, nell'arte ci vuole anche fortuna. Del Donno, avendo lavorato soltanto per la cultura e non essendo mai stato attaccato al mercato, ha pagato, diciamo, una spesa che un artista non dovrebbe pagare. Però attualmente la grande fortuna di una persona che gli è stata vicina, in questo caso, diciamo, io, che continuo a fare mostre istituzionali, monografie, e adesso stiamo lavorando anche molto con la televisione, stanno facendo una riscoperta sull'artista, ma un artista che in realtà già aveva dato. Già aveva Non è un dato. artista bravissimo, quindi un artista che lui già aveva dato. E sono contento di questo, più che altro per una promessa che io feci a lui, che io prima o poi l'avrei fatto rivalutare per quello che E le posso confermare da collezionista e da amante delle opere del maestro che c'è riuscito. Perché io è. oggi il maestro lo vedo Dottor Molinari, si è spento l'audio, non riesco a sentirlo. Ecco, adesso no, adesso forse la sento. Ecco, sto dicendo, anche perché noi molte volte vediamo nel mondo dell'arte giovani artisti che vengono spinti da gallerie e sembra che al momento possono costare chissà quanto, però è come un cerino acceso, finito il cerino finisce tutta Benissimo. quanta il successo. Invece Del Donno ha voluto fare al contrario. Del Donno ha lavorato per la cultura. Lavorando per la cultura tu lasci dei segni, lasci, che comunque sono indelebili, e prima o poi qualcosa succederà. Certo, non subito, però se tu lavori per la cultura, prima o poi qualcosa dovrà succedere. Sì, è per quello che, come ho detto all'inizio, per me il maestro è storia dell'arte italiana. Proprio per questo, perché ha avuto la passione ed ingegno, direi io, di non farsi commercializzare, di non avere speculazioni. E
lui effettivamente ha lavorato per l'arte, ha dato tanto, e adesso, però, devo dare i meriti anche a lei. Grazie a lei sta avendo i Grazie. frutti di tutto quello che ha fatto, e che è giusto. Nelle Grazie. opere del maestro, io ho visto anche, il maestro è stato intervistato per la RAI, è uscito su tanti giornali, su tante riviste, ne hanno parlato, come ha detto lei, critici d'arte. Però il maestro intendeva l'arte come forma di equilibrio. Per quale motivo, dottor Molinari? O meglio, mi perdoni, era andata via la voce. Sì, So, avevo dico, sentito. no, dico, il maestro del Donno intendeva l'arte come forma di equilibrio. Per quale Sì. Beh, motivo? in effetti, come forma di equilibrio, anche il discorso che abbiamo fatto prima sulla geometria, la geometria è legata all'equilibrio. Quindi la sua pittura dà la risposta Alla alla domanda. domanda. Giusto. E forse anche effettivamente il filo dell'equilibrio è talmente sottile che spiega anche la vita stessa del maestro, il suo modo di intendere l'arte e il suo modo di promuoverla. Il fatto di darla alla Bravissimo. cultura, di darla a tutti e non al singolo, solo sotto forma speculativa, fa questo del maestro una grande persona, oltre che un grande artista. Dottor Molinari, Bravissimo. io la ringrazio del tempo che ci ha dedicato e la ringrazio per essere stato qua su Smaniarte. Parlare del maestro del Donno è sempre emozionante perché significa parlare di un grande uomo, di un grande artista. Grazie. E io la saluto e spero di... So che ci sono mostre. Ah, le volevo fare un'altra domanda, dottor Molinari. Io ho visto che i Vangeli, ritorno ai Vangeli perché sono opere spettacolari. So, adesso fanno parte di collezioni importanti. Ce ne può dire solo qualcuna? Allora, guardi, a livello museale abbiamo i Musei Vaticani, Fondazione Berardelli, Museo San Fedele di Milano, insieme, sta all'interno della sala, insieme a Cunellis, al Museo San Fedele. E come personalità in tutto il mondo ecclesiastico del Vaticano attualmente in carica, il Principe di Savoia, e non ne possiamo dire tanti, perché Sì, ripeto, i Vangeli sono le opere che Del Donno ha realizzato in minoranza rispetto ai dipinti. Quindi sono state, abbiamo sempre cercato di collocarle sempre in posti dove avevano maggior risonanza. Ecco. ed è giusto, il posto è giusto quello che dovevano collocare. Grazie, dottor Bene. Molinari, io la Grazie ringrazio, è stato a lei, molto gentile. grazie a voi. Grazie a voi e Grazie. vi auguro un buon lavoro. Grazie. Amici di Smaniarte, io saluto anche voi, grazie per essere stati anche stasera con noi e ci rivedremo alla prossima puntata. Un abbraccio a tutti e arrivederci.